eletto nel 2008, è dal 2011 che è caduto e sono ormai quasi cinque anni, in cui si susseguono governi di sinistra che gli elettori non hanno votato, mentre il candidato premier del centrodestra è stato espulso dal Parlamento con un procedimento illegale e addirittura paradossale. Ci domandiamo, ma tutto questo è normale in una democrazia, o non siamo piuttosto in una democrazia che non c'è, in una democrazia sospesa? È normale che un governo come quello attuale cambi la Costituzione, cambi la legge elettorale basandosi sul voto di 60 senatori che hanno tradito il mandato dei loro elettori? Quindi un governo non soltanto abusivo, ma anche illegittimo, contro il volere popolare, un governo che ha messo sotto i piedi la sovranità del popolo. Avete naturalmente potuto seguire il modo con cui il nostro governo è stato fatto cadere nel 2011 e come sono state messe da parte la sovranità appunto del popolo e insieme a questo la democrazia e la libertà dei parlamentari. E come risultato è venuto fuori questo governo che è vivace, come dire, è innovativo nelle parole, nella comunicazione, ma è debole, è inconsistente, è inutile nei fatti e nei comportamenti. Mi domandava poco tempo fa, mezz'ora fa, un ragazzo qui di Arcore, quali sono i giudizi che do su questo governo che non è capace di far uscire l'Italia dalla crisi, che è ridotto a festeggiare una crescita dello 0,6% quando la media dell'Eurozona cresce almeno del 2%. E ci sono paesi come l'Irlanda, che in tempo di crisi come noi, che applicando le ricette liberali ha raggiunto tassi di crescita del 7,7% annuo. Un governo che non è capace di far scendere la disoccupazione, specie la disoccupazione giovanile, nonostante il tentativo, come dire, di drogare il mercato con le sovvenzioni del Jobs Act, i cui benefici sono cessati, appena sono cessate le erogazioni alle aziende. Ecco, questa è la situazione in cui noi ci troviamo e queste sono alcune delle ragioni per il quale Renzi e il PD non sono all'altezza di governare l'Italia e quindi temono che ogni verifica elettorale certifichi il loro fallimento. E noi a questo loro fallimento dobbiamo contrapporre un'alternativa di governo seria, credibile, capace di convincere gli italiani sempre più scettici e più delusi.